Altra domanda? Vi posso raccontare qualcosa che magari vi posso raccontare anche qualche episodio di disperanza, no? Che si fosse da questi processi per più di guerra. Pensate che in tanti casi noi abbiamo avuto testimonianze di persone che erano state rinchiuse in luoghi, in un caso eclatante nel cimitero di Casalia, portati là perché in attesa di essere cacciati dalle mitragliatrici, che sono riuscite a sopravvivere quasi in maniera romanzata, perché coperte dal corpo di nonni, che è naturale in una scena del genere, il nonno che ha la nipote accanto, il nonno cerca di proteggerla. E allora, siccome poi questi ragazzi erano piccoli, quelli che si sono salvati erano soprattutto i piccolini, perché il fuoco delle mitragliatrici evidentemente era posizionato a un livello tale che loro riuscivano a rimanere indenni, in parte perché coperti dei loro cari. E quindi è accaduto che, per fortuna, dopo un po' di tempo questi se ne sono andati, i tedeschi, è accaduto che qualcuno sia davvero, come dicono dei testimoni, si è levato dai morti. C'è un testo che ha detto proprio questa espressione, ed è venuto a raccontarcelo. E questo è successo anche in un processo che abbiamo fatto per una terribile vicenda che è accaduta nel paese di Cervarolo, che è in Emilia, credo. In questo paese era accaduto questo, che in una canonica un po' disabitata erano stati riscontrati dai militari tedeschi i segni di un bivacco. Fatto nelle notti precedenti, e secondo i loro informatori quel bivacco era opera di partigiani. Allora, questi tedeschi sono andati dal prete, Don Bigozzi, e gli hanno presentato una lista con i nomi di quelli che secondo loro erano responsabili di aver ospitato o anche programmato questo bivacco. I partigiani erano scappati tutti via perché erano fatti di transito, perché poi questo dovete immaginare, che tante comunità civili, tante comunità paesane si sono trovate di fronte ai partigiani che chiedevano ospitalità per una notte e anche da mangiare, e qualche volta la chiedevano ed è emerso in maniera molto brutale anche. Quindi non è che c'era un accordo. Questi erano contadini, la guerra non la facevano, però dalla guerra venivano toccati in un modo o nell'altro. E quindi sono andati da questo prete e gli hanno detto, e lui ha detto, guarda, e lui è stato con un coraggio, ma io non so se poi le circostanze davvero facciano venire fuori qualità che noi non pensiamo neanche di avere, no? Però pensare a mente fredda una vicenda del genere, c'è da chiedersi quanti di noi sarebbero stati così eroici, no? Lui ha detto, no, io non firmo, io non conosco questa gente, e quindi non mi potete chiedere questo. Allora paga la popolazione. Quindi che cosa fanno? Si mettono a raccogliere tutti gli uomini, devo dire, in questa occasione, perché la barbarie qualche volta ha un minimo di attenuazione, e li mettono nell'aia, infatti si chiama l'eccidio dell'aia, un'aia vicino alla chiesa, che dista dalla chiesa. Nel frattempo questo povero Don Bigozzi, siamo a marzo del 44, lo denudano completamente e lo mettono e lo espongono all'udibrio di tutti, lo costringono sotto la minaccia dei mitra a rimanere fermo in mezzo alla neve, purtroppo
corpo senza vesti, ed era un sacerdote, lasciandolo immaginare tra l'altro quello che poco distante stava accadendo alle sue tre nipoti, che poi vennero prelevate da un ufficiale tedesco e condotte ai piani superiori, e poi la porta si chiude. Quindi lui è là che guarda quell'assemblamento, convergere di persone con mitra puntate che vengono messe in questo posto. Un tipo Genesio, non mi ricordo più perché poi non è che riesco a, un po' cerco anche di rimuovere alcune cose, che fa il calzolaio, viene invece lasciato libero, nonostante essere più direttamente in età per essere insieme agli altri, perché sa fare il calzolaio, e quindi ripara per tutta la giornata le scarpe dei tedeschi, e il poveretto pensa che in questo modo si stia guadagnando il lasciapassare per la salvezza, no? Perché i diretti interessati capiscono quello che stava per accadere, non lo capiscono le famiglie, non lo capiscono perché è difficile credere che senza aver fatto nulla si debba morire, e quindi c'è sempre una speranza che viene alimentata, e prende a circolare la voce che debbano essere deportati, quello che diceva prima, no? Se ti dicono che puoi avere il campo sei contento di avere le patite, che debbano essere deportati, e allora cominciano a preparare dei fagotti le famiglie, perché si pensa che il viaggio sarà lungo. Invece che cosa succede? Succede che a un certo punto portano Don Pigozzi, dopo averli dato la possibilità di investirsi, a raggiungere gli altri nell'Aia, chiamano il povero Don Genesio, che le scarpe le aveva riparate, dice adesso non serve più, e lo portano nell'Aia, e improvvisamente piazzano due fucili mitragliatori nelle due aperture di quest'Aia e ammazzano tutte queste persone, tra cui anche il parroco. Ecco, ce n'è uno che si chiama Debbia, che anche poi, perché è stato fatto anche un film su questo soprannuore, come si chiama, lo stesso nome di quel film un po' più noto. Questo Debbia è proprio quel calzolaio che si leva dai morti ancora una volta. Non il calzolaio, scusate, è un signore che si leva dai morti. Riesce a sopravvivere perché è sepolto con gli altri. E tra quelli che muore, tra quelli che vengono uccisi, c'è un povero ritardato mentale, il quale, memore che ogni anno si faceva la festa dei Maggi, una specie di rappresentazione teatrale che mimava le gesta e i conflitti degli antichi paladini, era convinto che tutta quella terribile scena fosse in realtà un'anteprima di questa festa dei Maggi, però protestava, diceva ma è ancora presto, fa troppo freddo per la festa di maggio, perché eravamo a marzo, e poi muore convinto che era la festa dei Maggi. Però quello che anche in questa spietata organizzazione di una rappresaglia, ecco, il fatto ha voluto, il destino ha voluto che uno, non piccolo, era un uomo massiccio, a un certo punto si levasse dai morti perché era completamente incolume, senza nessuna ferita. Sul luogo sugli anni trascorsi e sulla memoria c'è un altro episodio che mi ha davvero messo in imbarazzo, perché lì io presiedere un dibattimento significa anche capire come reagire a una cosa ignota allora in un processo era accaduto ed era emerso abbastanza in maniera abbastanza decisiva, che una mamma era stata massacrata perché stava impedendo ai tedeschi, in particolare un ufficiale tedesco, di prendere e portare via la sua bambina di 15 anni, e urlava prenda me al suo posto, perché aveva capito che cosa intendeva fare questo ufficiale della sua povera figlia, e ovviamente quello che questa donna non ha voluto sentire ragioni, ha cercato in tutti i modi di impedirlo ed è stata ovviamente uccisa. E questa ragazza è stata violentata perché si è visto quello che è accaduto dopo, quindi dei testimoni hanno potuto constatare che quella violenza c'era stata. Poi la vita va avanti, e questa è
continua negli anni successivi, questa donna si è sposata e si è sposata con uno della comunità, anche lui testimone di quello che era accaduto. In questi processi che venivano celebrati per fatti connessi, ma non per lo stesso fatto, quindi il sarà marito era teste in un eccidio capitato a 2 chilometri di distanza. E quindi quando arriviamo a un certo punto io realizzo in quel momento che la violenza subita da questa donna era per il marito una assoluta scoperta. Lui non aveva mai sentito parlare di questo. La moglie non gliel'aveva mai detto. E a un certo punto lui diceva, ma mia moglie? E allora io a un certo punto ho capito che questo non ne sarà niente, quindi ho immediatamente dato una direzione diversa alla sua escussione, perché ho compreso, no, il dramma di questa persona. Ecco che 60 anni dopo ha scoperto una sofferenza nella moglie che magari l'avesse saputo prima avrebbe forse compreso meglio tante cose, perché è chiaro che non ha reagito nella maniera in cui possiamo immaginare, no, dei vecchi film degli anni 60 su onori repressi, onori tutelati, onori violati. Ha reagito con la compostezza di una persona che ha intuito in quel momento che la compagna della sua vita era stata vittima di una tragedia individuale così grande e che non aveva mai avuto il coraggio di parlarne. E questo era stato un momento in cui c'è stato un silenzio nell'aula, poi rotto in qualche modo da me, che dovevo cercare di strammatizzare, forse anche contenere gli effetti di questo, che è stato una specie di incidente. Queste ultime parole di dottor Santoro ci fanno capire un po' come effettivamente la storia in realtà è fatta di tanti episodi e di tanti nomi e cognomi. Quindi non si può prescindere dal fatto, diciamo, degli eventi che magari voi con più o meno grande passione leggete sui libri di storia, su quelli che invece dopo potete rischiare di incontrare per strada. A me è successo questo quando sono stato incaricato dal comune di San Martino Bonabergo di occuparmi di questa, appunto, questa strage del Ferrazza, 8 persone civili uccise la mattina del 26 aprile del 45, quando in teoria la guerra stava finendo, solo perché alcuni partigiani dell'ultima ora avevano sparato contro una parte di truppe che stava andando verso la Lessinia, quindi dopo raggiungere poi il Trentino Alto Adige, quindi dopo verso il Brennero. Per rappresaglia lì non c'è stata una rappresaglia organizzata, però hanno sparato a chiunque si muovesse. Un bambino che girava in bicicletta, che era contento perché quel giorno lì sentiva aria di festa, una persona sull'uscio di porta semplicemente perché stava guardando quello che accadeva, un altro perché aveva una coccarda tricolore nel taschino della giacca. Quindi si spiega anche quella che qualcuno ha definito molto importante, la banalità del male. In realtà con la banalità del male ce l'abbiamo, scopriamo anche averla quasi sull'uscio di porta. Quindi non pensiamo che le storie che ci ha raccontato Santoro, che leggiamo, che vediamo, siano solamente accadute lontano da noi. Se qualcuno è interessato, io ho provato un po' di copie di questa vecchia ricerca che magari può interessarvi anche per capire un giorno, se passate dalle Ferrazze, cos'è quella targa che c'è fuori, perché oltre a questi ci sono i 21 soldati georgiani che la loro unica colpa era essere stati presi dalla Georgia, portati in Italia sotto le corde, e capendo che la guerra era finita avevano cercato di nascondersi. Reato forse ancora più grave, quello della, diciamo, della paura, delle migliaccherie o quant'altro, negli ultimi giorni di guerra sono stati uccisi e lasciati lì sul bordo del torrente che passa attraverso le Ferrazze. Ecco, questo un po' per raccontarvi un po' che cosa è stata quella che all'inizio avevo definito la guerra ai civili, e per capire un po' di più, insomma, di quella che è la nostra storia. Ma la storia è la grande storia, quella con la S maiuscola, ma è fatta di tante piccole storie come quelle, appunto, che ci ha appena raccontato il dottor Santoro. Io credo che quest'ora possiamo chiudere e ringraziarvi. Volevo soltanto
raccontato un episodio che nella sua semplicità dimostra qual è il senso di questi processi. Nel processo per la strage di un altro mondo c'era un signore che si era ritrovato dopo la strage senza nessuno, perché tutta la sua famiglia era stata sterminata. Poi era tutta la sua vita a vagare da diversi orfanotrofi, in qualche modo però era riuscito a farsi costruirsi una sua stabile esistenza. Allora è lì che depone, a un certo punto si sofferma a guardare con sempre maggiore attenzione due militari della Guardia di Finanza che facevano parte dell'assistenza dell'assistenza all'udienza e che erano seduti ma in qualche modo vicino anche a due difensori, ma perché i posti, le banche erano messe così, in quel modo. E questo comincia a scoppiare in lacrime e rivolgendosi direttamente a questi due ufficiali, a questi due militari, si vede indotto in errore dalla divisa, comincia a dire: perché avete fatto queste cose? Non dovete più farle queste cose, avete capito? Avete ucciso tante, non aveva senso per... Ecco, io in quel momento ho pensato, ecco il senso di questi processi, anche delle parole di questo testimone che ha perso per un attimo il controllo della situazione. Ricordare e impedire che queste cose accadano. L'unico senso del processo per crimini di guerra è questo: restituire dignità alla memoria di chi è morto, fare in modo che non sia morto in vano e sperare che non accadano mai più.